Gianfranco Giuliante, assessore regionale, già coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà, adesso attento osservatore delle vicende politiche aquilane. Finalmente è arrivato il via libera alla candidatura di Pierluigi Properzi da parte dei vertici del partito. Si può cominciare a pensare veramente alle elezioni? Io credo che ci sia stata in qualche misura un po' un'enfatizzazione, perché c'era già stato un documento dell'esecutivo provinciale e c'era stata già una ratifica del coordinamento regionale. Normalmente questo è sufficiente, anche perché il coordinatore regionale naturalmente prima di ratificare si sente con la segreteria nazionale. Più che altro in riferimento a quello che è successo all'Aquila, una sorta di diaspora per la quale gran parte dell'ex Forza Italia si è defilato, c'è stato un richiamo del Presidente Alfano alla classe dirigente nella sua interezza di mobilitarsi intorno alla candidatura di Luigi Properzi. Quel documento parlava però anche di primarie che poi sono saltate. Beh, le primarie sono ancora una volta saltate per un accadimento che, senza voler polemizzare, è in qualche misura attribuibile ai componenti dell'ex partito di Forza Italia. Voi siete testimoni come giornalisti che per 2 mesi e mezzo Lombardi ha dichiarato in tutte le circostanze di voler essere candidato. È venuto al congresso sottolineando e ricevendo anche le congratulazioni della Presidenza perché ha ribadito di voler essere candidato, conosceva quali erano le alternative sul campo per coloro i quali dovevano votare alle primarie, cioè Luigi Teramo e Properzi, nel momento in cui ha ribadito di volersi candidare, dopodiché a 10 ore, 15 ore lavorative sulle primarie ha sfilato la candidatura creando una condizione di oggettiva difficoltà. E sui fuoriusciti è possibile adesso prevedere un'opera di espulsione, di repulisti? Sui quelli che vengono definiti i fuoriusciti è un fenomeno che si sta verificando anche in altre parti dell'Italia, c'è un caso a Verona, come tutti sapete, ma c'è anche una situazione analoga a Lecco, dove parte di Forza Italia è uscita creando una forza politica parallela che si chiama Forza Lecco. È una fase un po' convulsa nell'ambito del PDL. Ma per quello che ci riguarda, soprattutto laddove ci sono state scelte, di adesione ad altri partiti e candidature agli altri partiti, è evidente che queste persone sono, fuori senza possibilità di rientro, per loro scelta più prima che per nostra espulsione.